Valerio, noi con questo libro dedicato a te abbiamo toccato il fondo. Abbiamo toccato il fondo. Ecco, diciamo, e soprattutto però ci siamo confrontati con decine e decine, quasi 100 film, o poco meno. Non lo so, adesso non è che non li conto. Non li sai contare tutte le sere, no, diciamo. No, diciamo che qualcuno lo voglio anche dimenticare, ma invece sta lì, è bello anche. No. Sì, sì. E abbiamo provato con saggi e interviste in qualche modo a creare un percorso, però se tu dovessi raccontare in 5 tappe col cinema, ma volendo anche col teatro, in 5 tappe? 5 tappe. Guarda, io sono riconoscente a quasi tutti gli incontri che ho fatto, non quelli che stanno sul libro, ce ne stanno anche molti che non ci sono, quindi ogni film è stata una tappa, lo dico con grande modestia e anche di conoscenza nei confronti delle persone con cui ho lavorato. E credo che il nostro sia un lavoro per antonomasia che sì, forse vive di svolte, no? Di pagine voltate, percorsi nuovi intrapresi, però non si arriva mai da nessuna parte. E però invece che pensare a questa cosa come una cosa negativa, io penso che sia invece la tragicità meravigliosa di questo mestiere, no? Questo essere sempre appesi a un filo che non sai dove ti porta, probabilmente non ti porta da nessuna parte se non in delle esperienze, perché poi ogni film è un'esperienza. Senti, Bellocchio mi raccontava che praticamente probabilmente la tua forza è avere sempre un'insoddisfazione e pensare che il film ancora da fare, sia tuo come regista ma anche come attore, sia quello futuro. Ci ha preso, ha detto. Bellocchio ci prende sempre. Ho letto le sue parole su di me e devo dire che ha anche esagerato, gliel'ho anche scritto, che mi sopravvaluta, ma gli voglio bene per questo. Spero di non avere mai la considerazione che lui ha di me. Perché ma lui le ha dette veramente, perché l'ho intervistato. No, lo so, l'ho letto, sono stupendo, dice cose incredibili. Anche questo parallelo con Mastroianni. Vabbè, quelle sono cose. Però l'insoddisfazione, il fatto di che tradotto può essere voglia di cercare, continuare a cercare, sì, forse è una delle chiavi. Senti, nell'altra intervista che ho fatto con uno dei intervistatori del libro, Marco Manetti, che abbiamo un po' cazzeggiato, però insomma è difficile con lui fare, però insomma vedevamo dopo Ginko Paperino, perché in qualche modo è il tuo personaggio, che sa anche delle origini, no? Un po' scazzato, un po'. Sì. Anche se poi io rispetto a Paperino ho sempre pensato che fosse uno che prima o poi una mattina si sveglia e si vendica di tutto, quindi potrebbe essere anche una chiave, diciamo. Guarda, Paperino vendicativo. Senti, l'ultima domanda, che poi c'è questa bellissima presentazione, stasera proietteremo C'è ancora domani. Come ti sei sentito a trovarti dentro un film che è stato uno dei campioni di tutti i tempi del cinema italiano, di incassi? Cioè, mi sono sentito lusingato, imbarazzato, ma anche qual è l'alchimia che ha funzionato, di cui tu sei uno dei pezzi forti? No, io sono un ingrediente di una gran cucina che ha fatto Paola e gli sceneggiatori insieme a lei, insomma, hanno creato un film veramente particolare, non facile, ma semplicissimo nell'arrivare alla gente. Quindi ho imparato molto da quel film, soprattutto questa cosa qua, che trattando i grandi temi non c'è bisogno poi di essere complicati, ermetici, quando hai a che fare con dei temi così. Si può anche essere molto semplice e si arriva comunque, anzi si arriva prima al cuore e alla testa della gente. Oltre alla retrospettiva su di te, abbiamo fatto anche una retrospettiva quest'anno dedicata a Stefania Sandrelli, e proprio ieri abbiamo proiettato il film in cui state insieme, La prima cosa bella, un film struggente, dolorosissimo, e quello forse è stato un momento importante per te. Quello è stato un film importante per me. E poi lavorare con lei è stato, insomma, lei è una fuori classe vera, stiamo parlando di gente che non ne fanno più così, purtroppo.